Sicuramente il costo dell'impiantistica, come sono stati gestiti da Parma Infrastruttura, ha creato diversi problemi, sia le società sportive che, se è pur vero che dovevano pagare per gli impianti che utilizzavano, pur Parma Infrastruttura non le pagava subito, quindi c'erano dei problemi di impiantistica e della retribuzione invece della manutenzione dei campi. Quindi sicuramente il Comune deve riprendere il processo della gestione di quello che sono gli impianti sportivi di Parma. Faccio una piccola premessa, come ho segnato prima: investire in sport è anche in realtà investire in salute, e noi sappiamo che investire in salute in modo preventivo, quindi sulla qualità della salute, è molto meglio che investire in cure, quindi in cure dopo che si è già contratto delle malattie o comunque che si hanno dei problemi di salute. Quindi molto importante investire nello sport. Seconda considerazione: mi sarebbe piaciuto che stamattina ci fossero molti più sportivi praticanti che non società magari che gestiscono impianti sportivi, perché penso che è molto bello fare incontri con i giovani e con chi lo sport lo vive praticandolo. Questo lo dicevo perché sono molto più partecipati gli incontri dove ci sono tanti giovani. Non penso che ci sarà la possibilità di farne un altro di incontro, però il feedback che si ha, il ritorno che si ha dal pubblico è molto maggiore dal punto di vista della partecipazione. Torniamo agli impianti sportivi. Cosa si può fare? Sicuramente va fatto un tavolo insieme alle società sportive per capire quale deve essere la strategia delle tariffe dei prossimi anni a venire. Sicuramente non può essere quella che è stata fatta dal commissario, di aumentare di colpo del 20% quello che sono i costi degli impianti. Questo va fermato ed è stato fermato, ma va trovata quale deve essere la politica di crescita delle tariffe, cioè dei prossimi anni. Però bisogna anche lavorare dal punto di vista della riduzione di questi costi. Se noi pensiamo a un impianto sportivo, al di là delle attrezzature e della costruzione dell'impianto sportivo stesso, quello che costa è il riscaldamento, l'elettricità e l'utilizzo dell'acqua da parte comunque degli sportivi. Quindi qua proprio pesco dal nostro programma, quindi fare efficienza energetica all'interno degli impianti. Quindi pensiamo alle grandi superfici che possono essere i tetti degli impianti sportivi, pannellate di tetti fotovoltaici, di solare termico. Noi quello che possiamo fare facendo questo tipo di interventi è ridurre di quello che sono i costi degli impianti. Altra cosa, fare rete anche dal punto di vista degli acquisti, della gestione, tra le varie società sportive, che è vero che gestiscono un unico impianto, però potrebbero ridurre i loro costi sia di acquisto dei materiali. Quindi pensiamo anche in questo caso quello che viene fatto per i gruppi di acquisto solidali in altri ambiti: fare gruppi di acquisto per le società sportive, invece di comprare 10 società, 10 magliette. Se queste società comprano 100 magliette, ovviamente il costo che possono spuntare è diverso. Quindi anche in questo caso fare rete vuol dire ottimizzare i costi, ottimizzare quello che è la spesa per queste società. Altra cosa, l'assessorato dovrebbe aiutare molto di più le società dal punto di vista della gestione dei bilanci, della gestione delle spese, e favorire quelle società che attivano un bilancio trasparente. Sappiamo che le sponsorizzazioni in ambito sportivo molte volte vengono anche utilizzate in un modo non proprio pulito, perché le società che sponsorizzano a volte lasciano alle società sportive in realtà molto meno di quanto non dichiarino. Quindi avere una partecipazione trasparente dal punto di vista delle sponsorizzazioni, quindi valorizzare quelle società che fanno utilizzo solamente di sponsorizzazioni trasparenti, dal nostro punto di vista premierebbe queste società, e l'assessorato allo sport quindi dovrebbe facilitare e agevolare con tariffe migliori chi fa questo tipo di politica.